Ciao Micaela, allora come va oggi? Ma sai, da un po' che mi sento triste, vuota, mi sento perennemente come se qualcosa non andasse e non riesco a capire il perché. Capisco Micaela, grazie per esserti aperta con me. Sono qui per ascoltarti. Oppure posso generare direttamente una diagnosi in PDF. Quanti di voi hanno scritto una cosa simile, se non anche più personale, a ChatGPT? Non sentitevi giudicati, siete più di quanto pensiate. Man mano che ChatGPT si è diffuso tra la popolazione, sempre più persone, soprattutto adolescenti, hanno iniziato ad usarlo. Non solo per fare semplici domande, ma per sfogarsi, raccontare emozioni, cercare conforto, chiedere consigli, come se fosse non solo un confidente, ma proprio uno psicologo. Ammetto che l'ho fatto almeno una volta anch'io. E ora noi parliamo di ChatGPT perché è quello più famoso, ma questo discorso vale anche per tutti gli altri generatori di intelligenza artificiale. Ma perché succede tutto questo? La risposta è abbastanza semplice. ChatGPT alla fine sembra il confidente perfetto. È gentile, mostra empatia, è disponibile 24 ore su 24, non si arrabbia e soprattutto non ti giudica mai. Quello che vorremmo a volte da una persona vera, ma senza le complicazioni umane. Ma tutto questo ci urla una cosa importantissima. I giovani hanno un bisogno enorme di ascolto, cura, supporto psicologico. I dati sono allarmanti. Secondo un rapporto, il 50% dei giovani europei dice di aver bisogni insoddisfatti a riguardo della loro salute mentale. L'OMS conferma un dato inquietante: la salute mentale degli adolescenti è in netto peggioramento rispetto al passato, con dati peggiori per le ragazze. E qui ci facciamo un importante disclaimer. I limiti e le possibilità che possiamo trovare non valgono solo per ChatGPT, ma anche per tutte le altre intelligenze artificiali, perché riguardano il modo in cui tutte queste funzionano. Che sia Gemini, Perplexity o addirittura quei chatbot nati proprio con l'obiettivo di sostenere emotivamente le persone. Ma questi poi li vediamo. Gli psicologi su questo sono divisi. Alcuni lo vedono come dannoso, altri invece pensano che se usato con criterio potrebbe diventare un punto di partenza. Alcuni propongono addirittura di portare le conversazioni con l'intelligenza artificiale in terapia per discuterle insieme. Il fatto che dobbiamo capire che ChatGPT ha un enorme limite. ChatGPT, come tutte le altre intelligenze artificiali, non capisce davvero quello che dici. Simula comprensione, certo, ma non capisce. E le sue risposte sono solo una sequenza di parole che, secondo l'intelligenza artificiale, potrebbero avere più senso in quel contesto. Non sono il frutto di una reale riflessione o comprensione. Tralasciando poi che non vedono il nostro linguaggio non verbale, fondamentale per la psicoanalisi. E l'intelligenza artificiale tende ad adattarsi a noi, a darci ragione, ci insegue nei nostri pensieri senza mai metterli in discussione. Poi c'è il tema della privacy, un punto critico gigantesco. Sempre più esperti stanno lanciando l'allarme perché i dati sulla salute mentale sono davvero molto sensibili. E servirebbe una regolazione ad hoc per capire come vengono registrati, per quanto tempo e con quali garanzie. A dirlo è lo stesso CEO di OpenAI, che ha consigliato pubblicamente di non condividere troppo con queste tecnologie. Perché? Perché oggi il settore dell'intelligenza artificiale non è ancora in grado di proteggere le informazioni degli utenti quando si tratta di temi simili. È improbabile che l'intelligenza artificiale riuscirà a sostituire gli psicologi a breve, ma negli Stati Uniti alcune chat dell'intelligenza artificiale sulla salute mentale stanno già superando test e controlli. E ci sono sempre più chatbot progettati con l'obiettivo di sostenere e aiutare le persone. Troviamo ad esempio Feel Better Bot, che si presenta proprio come il tuo chatbot terapeuta personale, o Abby, usato come terapista AI personale, sempre a portata di mano per aiutare le persone a superare le sfide della vita. Tra l'altro, capire perché ChatGPT risulta così attraente a scopo terapeutico per chi normalmente non andrebbe mai in terapia può aiutarci a capire come rendere la vera terapia più desiderabile. E si sta anche parlando di un futuro in cui alcuni aspetti della psicoterapia potrebbero passare attraverso l'intelligenza artificiale. In Italia, dove i costi della terapia sono spesso proibitivi, questa potrebbe diventare un'opportunità vera. In molti paesi si sta valutando di utilizzare l'intelligenza artificiale per colmare i vuoti di chi non riesce ad accedere alle cure. Ok, abbiamo visto che ci sono dei rischi e delle opportunità. Che cosa fare ora? Pensiamo davvero che condannare tutto questo dicendo semplicemente non usarlo sia sufficiente? I giovani non solo continuerebbero ad usarlo in questo modo. E allora la domanda giusta non è come vietarlo, ma come possiamo dare gli strumenti per usare al meglio questa tecnologia, proteggendo le persone dai rischi e valorizzando le potenzialità in un contesto di crescente bisogno dei ragazzi. Perché sì, i giovani sono quelli che oggi stanno più o meno esplicitamente chiedendo aiuto, ma sono anche gli stessi che domani costruiranno le società in cui vivremo tutti.